Chiudere. La rubrica è morta. E la prova sono il numero di lettere che arrivano, pochissime. Chiudiamola sta rubrica e amen. E io andrò a pescare. Ma non sarà perché le tue risposte sono diventate un po' troppo crudeli? Vedi tutto nero? Sei depresso, cavalieri. C'è una lettera qua. La voglio leggere. Non dico che si salva, ma almeno parla di un sentimento reale. L'odio. Questa lettera l'ho scritta pensando a mia madre e ai sentimenti che provo per lei. Penso che mia madre non abbia mai voluto bene a nessuno, ingannando tutti. Tanto che la giudicano una donna perfetta, una madre affettuosa, sempre presente. E invece è totalmente assente, non c'è. Ma solo io me ne accorgo. E la odio. Sì, la odio. Perché l'odio è l'unico sentimento che ha saputo trasmettermi. Se fosse morta prima, quando ero un bambino, mi sarebbe rimasto almeno il ricordo di un amore sconfinato. E invece no. Avrei voglia di ammazzarla con le mie mani. Poi mi detesto, mi faccio schifo per questi pensieri. Lei è mia madre. Eh sì, di mamma ce n'è una sola. Firmato Simone. No, Mona. In tutta onestà, sai cosa dovrei dire a questo? Caro Simone, rilassati e fai una buona azione. Ammazza tua madre e sparati un colpo in testa, così vi togliete tutti e due dai coglioni. Ma si può rispondere così a un mona che soffre? No, non si può e soprattutto non si deve. E allora io alzo bandiera bianca. Mi arrendo. E hop! Vado a pescare. Ata! Andiamo fuori dalle balle. Bene, signori, torniamo al lavoro. Massimo, sì. Posso trattenerti un minuto, scusa? Ho pensato una cosa. Perché non provi tu a rispondere a quella lettera? Io? Perché? Beh, scrivi bene, vai diritto, senza patetismi. Sì, ma i sentimenti non sono il mio forte. Senti, io so quanto l'argomento ti tocca, di tua madre, di come l'hai persa da piccolo. Io ero appena arrivato al giornale, ero alla cronaca, e il direttore dai, insomma, scrivi quello che ti va, quello che ti gira per la testa. Tu hai sofferto, immagino, quando tua madre è morta. Chissà quante lacrime hai versato. Metticele dentro queste lacrime, metticele dentro, non vergognarti e non rileggere.